Ciao a tutti, allora, come vedete, piccola giornata di acquisti, non tanto piccola perché è una bella bustona. E su iniziativa di mio moroso mi ha portato da Tiger. Stranissimo, è un po' che non ci andavo e stavolta sono andata a quello di Fano che è dentro all'Ocean. Era un po' che non andavo lassù e ho fatto un giro anche da Zenis, perché ci sono nuovamente cosine di Mickey Mouse e ho preso due cosine. E vi faccio vedere prima le cose del Zenis, così molto velocemente, dopo vediamo Tiger. Metto per terra che sennò mi casca. Allora, intanto ho fatto questa bustina troppo troppo carina. Io adoro Mickey Mouse e Minnie. E ho preso di questa appunto collezione e una felpa molto semplice, questa qua col topolino con scritto not today, e mi rispecchia moltissimo perché quanto mi tira il culo, in poche parole, non è che sono molto simpatica e c'ho sempre il muso, quindi è proprio per me. L'ho presa bella grande, infatti è una XL. Costa 19,90 euro, però rimane molto lenta e morbida, come vedete è bella grande, però sono quelle che chiaramente io non la uso per il lavoro, ma non so se devo andare dai miei, dei genitori di mio moroso da tenere il weekend a casa, mi fa stracomodo ed è carinissima. Mi piaceva molto anche il pigiama, però volevo fare l'abbinamento con mio moroso, solo che da donna c'era rosa con le orecchie insomma di Mickey Mouse o Minnie, non mi ricordo, ma sinceramente il rosa non mi piace. E invece c'è la nera per l'uomo, l'avrei presa anch'io, nera in poche parole, però mio moroso non la vuole, ho detto vabbè dai mi prendo questa felpa. E poi mi sono presa da mettere praticamente sotto e questi pantaloni semplici in cotone, e sì, sono cotone insomma, così proprio semplici, con qui l'elastico che chiaramente si può stringere e il sotto che finisce così un po' arricciato, quindi da tenere comodi a casa. E anche di questo ho preso comunque la taglia più grande, come vedete 100% cotone. Ce ne sono un sacco di questi pantaloni, più c'erano tutti quelli diciamo colorati e costa 9,99 euro. Ho preso sempre la XL, così me ne sto bella comoda tranquilla. Insomma, queste sono quelle due cosine che ho preso da Te Zenis. Troppo carino. Questa è la mia faccia quando sono arrabbiata. E iniziamo con Tiger. Allora, per quanto riguarda la nuova. Allora, c'erano tutte le cose, varie cose di Halloween, ma neanche tutte, vi dico la verità. Tipo il famoso campanello ad occhio, che vedo che stanno cercando un sacco di gente, non c'era. C'era sì qualcosa di maschere, qualche decorazione, ma neanche più di tanto. E della nuova collezione, di quella che abbiamo visto di ottobre, non c'era niente. Erano tutte cose un po' miste. Non lo so, non sanno più secondo me neanche loro cosa devono fare. Comunque, quindi effettivamente non ho trovato chissà che cosa. Comunque, cosa ho preso? Questi qui, che sono già aperti perché li ho utilizzati, i cotoncini che mi fanno sempre stracomodo, sia per struccarmi sia per levare lo smalto. Poi cercavo per dire anche lo scrapbook, niente, perché non c'era niente. Mi sono preso un pettine perché il mio l'ho rotto. Ho preso questo qui, questo fucsia scuro che ha questi due pettini. Ho preso, se volevo da tanto, il quadernino con i mandala da colorare. Come sapete, a me piace colorare, è una cosa che mi rilassa tantissimo. Ho sempre detto lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo, l'ho preso ed è questo qui, che penso sia diverso da quello dell'altra volta, perché un tempo quando iniziavano ad uscire non mi pare che ci fosse questo
disegno, è comunque tutto fatto così classico, classiche cose, e nei momenti di stress mi metterò a colorare. Sì, sto guardando, mi sembra che non stesse riprendendo. Quindi ho preso questo. Poi ho preso questo qui che è dell'anno scorso. C'era infatti un sacco di cose dell'anno scorso, che è il ricettario, che avrei voluto prendere anche l'anno scorso, poi tra una cosa e un'altra non ho preso, e a tema diciamo natalizio, quindi le mie ricette, e la shopping list, cioè questa insomma suddivisione, e ci andrò a segnare magari qualche bel dolcetto. È carino e a me piacciono queste cose. Poi ho preso i cosini per il cane, che questi mi servono sempre. Come vedete, cose cartopazze proprio ciao. Ho preso questo set di tisane solite che ci sono da Tiger, e sapete che io le adoro. Sto pubblicando anche varie foto con delle tisane che sto prendendo e sto utilizzando da bere il barattolo in vetro con il coso di bambù della Food Spring, che lo trovo comodissimo e poi trattiene anche il calore, quindi fa bene anche da portarlo in borsa, insomma è comodo, e al suo interno ci vanno tutte quelle tisane che come queste non sono con la bustina, ma ci sono dentro tutti i vari pezzettini che sono anche più naturali, più veritiere come sapore, e sto prendendo un po' di cose, e se mi seguite su Instagram vedete che insomma pubblico. E ho preso questa qui perché ce n'erano di due tipologie, questa qui che è il tè verde, poi al di là del contenuto mi piace anche la confezione, che magari riandrò a utilizzare. Quindi c'è tè verde, questa qui foresta di frutti, vediamo un po' cosa c'è di preciso, tè nero al gusto di frutti di bosco, ok, questa, qui dovrebbe essere la pesca, tè bianco al gusto di pesca. E l'ultima è tè verde al gusto di melograno. E quindi ho preso queste cose. Poi una cosa che ho preso, che diciamo tra le novità, è il calendario 2021. Adesso lo apriamo insieme. Questo è quello che troveremo al suo interno. Se vi ricordate, avevo preso anche quello dell'anno scorso, che però rimaneva rettangolare, non orizzontale, e avevo fatto un casino perché di lato c'erano gli stickers, avevo tagliato, ho fatto un macello, quindi non sono riuscita proprio ad utilizzarlo, a parte gli stickers, che quelli assolutamente li utilizzo. E il calendario è questo, con tante immagini, sfogliamo i mesi, gennaio, mi metto qui indietro, vediamo, sperando che metta fuoco, gennaio, con questa decorazione. Febbraio, sul viola. Marzo, questo rosa antico. Quest'anno mi sa che non ci sono gli stickers. Aprile, azzurrino. Maggio verde, giugno anche questo un altro tipo di verde, forse un po' più Tiffany, luglio di questo giallo, agosto rosino, settembre nocciola, ottobre color pesca, novembre viola, dicembre
dicembre blu. Questo cos'è? Un cartoncino. Ho messo un cartoncino e finisce qui. Vediamo. Sì. Quest'anno quindi non ha stickers. Questa roba cos'è? Vediamo un po'. Vabbè, una busta. Non so. A me, se vuoi fare un regalo, per dire, lo metti dentro, vabbè. E quindi insomma, così molto semplice, basic, ma questa misura mi piace, va benissimo così. E queste sono le cose che ho preso. Però ho preso anche una busta sorpresa. Questa qui, bella cicciottosa. Vi faccio vedere l'oblò. Che non si sa quindi cos'è, ma con 15 euro di spesa ti davano in regalo anche loro una busta sorpresa small, che tra l'altro ho dovuto chiedere perché io avevo speso 16 euro e vedevo che non mi diceva niente. Io ho detto: scusa, ma con 15 euro non c'è una busta sorpresa in omaggio? Ah sì, quindi si stava anche dimenticando e mi poteva partire l'embolo. E questa è quella che mi ha dato lui. Non mi ispira tantissimo sta cosa, però sono curiosa di aprirla, quindi questa la vedremo insieme in un altro video, perché se no diventa troppo lungo, io non voglio rompervi le palle, insomma. Niente, queste sono le cose che ho comprato in questa domenica. Mettiti a fuoco, ok. Così vado a sistemare queste cose e poi faccio subito il video del surprise bag, che sono troppo troppo curiosa. Quindi rimanete sintonizzati sul canale che vedremo appunto queste buste, sperando che quella che danno in omaggio loro ci siano cose carine, perché comunque ho visto tanti video, ci sono un po' dentro, un po' delle pattaccate, diciamo. Quindi speriamo di no, dai. Lo scopriremo insieme. Un bacione. Ciao ciao.